adesso tocca ad Aila guidare, ragazzi. Mi cago addosso, ragazzi. La felicità. Cavallo, carne equina. Serpente. Com'è? Aspetta. Papi, papi. Per la serie cose spiegabili della vita, io come un accappatoio dell'Udinese. In realtà io so bene perché. Rimarrà un mistero. Momento profumo che ti fa sempre venire il panico per dire: oddio, questo in aeroporto passa? Non passa, non lo so, non c'è scritto e tu lo porti. Io sono fermamente convinta del fatto che per fare sti video bisogna alzarsi mezz'ora prima, quindi sarà la prima e ultima volta. Godetevelo. Detto ciò, valigia mezza vuota, mezza preparata, perché quando si va al sud comunque si torna con la valigia piena. Tutti d'accordo? Altre cose inspiegabili, io che dormo con i pantaloncini dell'Aia fissa. Top. Cioè, non per dire, ma poi venitemi a dire che anche voi ci avete la luce nel cesso. Spettacolo, poesia mattutina. Calendario cambiato, perché quando torno almeno sarà già regolato e let's go. Tipo, ecco, io non faccio parte delle persone che dicono: oddio, mi sarò dimenticato questo, quell'altro. No, i documenti so che parto con quelli. Il cellulare c'è, il caricabatterie forse, dipende, non si sa. E poi ti ricordi che invece ti sei dimenticato le cuffiette. Che tra l'altro questo è quel periodo dell'anno in cui tipicamente io parto con la giacca e probabilmente giù mi farò il bagno. Chiudiamo la macchina, verifichiamo. Colazione in mano. E let's go ski. Con questa bella luce sparata in faccia ho appena scritto al mio compagno di viaggio se fosse sveglio. E incredibilmente ha risposto in 0-10 secondi sì e sta partendo. Beato lui, sono già in viaggio da 40 minuti. E pensate che prima, perché abito in culo ai lupi, e pensate che prima abitavo ancora un'ora più in culo ai lupi. Posso dire, il problema sono io quando dico alla gente di arrivare a un certo orario, perché se a me dici, non so, arriva alle 6:30, io alle 6:20 sono lì, ok? Sicuro, sicuro, ok? Gli altri invece dice 6:30, sono le 6:45 e sono desaparecidi. Desaparecidos. Desaparecidi. Vabbè, non lo so. Io lo lascio a Verona. No, però è arrivato. Oh! Si dice desaparecido. No, è al plurale, è desaparecitos o desapareciti? Vabbè, cazzo, me ne frega, passo in giallo. Non si doveva fare, ma l'abbiamo fatto. Siamo un po' in ritardo. Perché siamo in ritardo? Perché sono arrivato in ritardo io. Ho fatto colazione prima, scherzo, mi sono svegliato un attimino tardi. E quindi si dice desaparecitis? Ah, desaparecido è uno, desaparecidos plurale, ragazzi. Ragazzi miei. Io lo lascio qua. Oh, c'era la pulla dietro, mi dava la multa. Ma stiamo andando a Bergamo? Stiamo andando a Bari? Stiamo andando a... Sì, a Bari. Dopo vi raccontiamo il perché. Dopo. Allora abbiamo il crack che è... Cioè, no, non abbiamo il crack, è venuto fuori malissimo. Taglia. Il crack è abbastanza affamato. Sono senza forza, ho fame e non mi fa mangiare. No, però guarda che bel posto ti ho portato. Bellissimo, ma non ci faccio niente, non mi mangio un ombrello adesso. Eh no, diciamo, intanto iniziamo a vedere il cibo, no? Cosa prendi? Io prendo una... qualcosa di cavallo e un panino col formaggio. Una slide, non so, sì, una slide. Slide e una bistecchina. Uno horse slice, slice. Sono, I speak English very well. Very well. E allora?
Allora sì. No, vabbè ragazzi, cosa stai mangiando? Un involtino di cipolla caramellata e formaggio che mi sto sognando da aprile, dall'ultima volta che ero qua. Un paninazzo, cavallo, carne equina. E vabbè, poi il crack ha preso di tutto. Il crack aveva fame, ragazzi. Dai, le patatine anche, aspetta che le mangio una, te ne rubo un'altra. Copri, acqua naturale. Acqua, acqua, anche perché siamo a Catania, stai bevendo? Messina. Oh, due ne ho presi. Ma oggi dieta? E oggi niente dieta, purtroppo. E non è finita qua comunque, è così per info. Continuate a guardare. No, la cosa che fa più ridere è che io cerco di far vedere al Duomo una cosa, l'altra, la piazza, e questo qui invece... Una fontana. C'è una fontana? Cioè, ci rendiamo conto? Sta davvero andando a vedere una fontana tipo i bambini? Ma la cosa che fa più ridere è che prima aveva fame e tipo per mezz'ora ha fatto... e non parlava più, poi gli sono arrivati due peperoni, ha fatto un sorriso e io mi sono detto, ma no, questo ha dei problemi, tutti i bambini di 2 anni. Cioè, stiamo andando alla fontana. Italo? Italo? C'è una fontana. Chuck si gira! E io vi porto anche ad ammirare, con i signori chiaramente che passano rigorosamente a 1 centimetro da dove ero io. Un saluto. Ma che signori. Belli però, la, che la vita. Guarda la vita. Cerca sì, hashtag cerca sì. Vi porto a ammirare le bellezze che l'altra volta non eravamo riusciti ad apprezzare perché erano in ricostruzione. Guardate adesso che spettacolo, l'elefantino. Ma a tal proposito io, crack, non so se tu sei d'accordo, ma andrei a visitare lo store del Catania, no? E dove lo troviamo? Google Maps. Vedete, io a differenza del clown che voi seguite, dico, sono a Catania, che fai? La magliettina non la prendi. Sei tutti d'accordo che con questi colori starò malissimo, vedrete più avanti nel video. Questa è fantastica, col collettino la lasciamo lì, la lasciamo lì. Beh, però mi stai facendo forse convincere e coinvolgere quella bianca. Quante ne prendi? Cioè, ne hai provate 15? Più o meno. Sono scelte difficili da fare. Ila, non è come te che vieni, che sei una così intenditrice di calcio, mi prende queste. Qua c'è. Alla fine quale hai preso, infatti? Esattamente la stessa che ho preso? Quella che hai preso tu. Quindi sì. Potevamo risparmiare quanti minuti più o meno? Un quarto d'ora più o meno. Però, oh, bisognava scegliere, guarda qua. Bianca, nera, del portiere. Gelatino per il bimbo. No. E io invece volevo dire, cioè io non so se anche voi avete questa problematica, ma io comunque da donna so fare le cose un po' insieme, no? Ma c'è una cosa che non sono in grado di fare: camminare mentre bevo. Cioè mi devo fermare. Prova, andiamo, vai. No, ma non sono capace. Cammina, muoviti, cammina. Non ce la faccio, non bevo. Non so perché. Oggettivamente, a parte che come vedete sempre al cellulare. Non è vero, bugiardissima, non è vero. Stai mentendo. Ma tu nella tua vita qua sai essere a questo punto panoramico? Molto difficilmente. Ma tu vedi che sta al cellulare, lo vedi? Ma è stupendo, è buio, è bellissimo. E tu invece sei lì che guardi i bambini che giocano a calcio. Il piccolo Nico Paz. Il piccolo Nico, dove è andato? Dove era? Oh, va che balleggia bene, eh. No, non arriva, come balleggia. Sai che mi sembri? No, taglia. Scoglio? Ah, cosa mangio? Spaghetti allo scoglio. No, linguine allo scoglio. Come cazzo mangi gli spaghetti, vecchio? Vabbè, noi più delicati abbiamo iniziato con una tartare tonno
Tocco d'arancia. La magliettina, eh? Guarda la magliettina. Spaghettino bottarga di tonno. Siamo in Sicilia, Taormina nello specifico. Adesso insegniamo al crack a italo gli spaghetti o le linguine in questo modo, capito? Ok. Capito? Da 1 a 10? Degustazione? C'è un sottile aroma di limone tipico, buonissimo, che secondo me 8 e mezzo, che è tanto per i miei gusti. Dove ti sto portando? Anzi, dove mi stai portando te? Quella è lava. Ah, sta arrivando lava. All'Etna. Com'era? Squat. L'abbiamo perso. Buongiornissimo, noi siamo ai piedi dell'Etna per fare un'avventura che già ieri aveva detto qualcuno è stato costretto. E sto per fare, a parte che qualcuno secondo me ha posto tutto il giorno. No. Un'oretta. Buona. Da un po' di più di autonomia, dai, riesci? Ah sì, perché dobbiamo fare questo. Okay. Io sto per fare una cosa che se facessi a me, lui o chiunque altro lo ammazzerebbe. Ed eccola qui, la signorina. No, pronta a cucinare? Cosa cucini oggi? Arancini, no? Qua è arancini. 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 Sì. Pronta la signorina? Potrebbe diventare virale questo video. È enorme, no? No, giallo era bello. Giallo è bello. Giallo me lo prendo io. Let's go, ski. Guarda che guido io, devi metterlo bene il casco perché sennò. Porca. Paura. Prima volta per me. È vero? Sì. Ma vecchio no, allora guido io. Sì. Un po' mi cago addosso all'inizio, però no, anche lei. No, più che altro devi saper frenare. Quando mi hai detto il consiglio frena, infatti non usavo il freno lì, bisogna usare il freno alla fine, quando va poco mentalità accelerare. Da non è Zaffera. E adesso tocca alla Ila guidare, ragazzi. Mi cago addosso, ragazzi. Let's go! Giusto? Penso di sì, è la cosa più semplice in inglese. Vabbè, ora c'è lui che sta piangendo, sì. Spettacolo! I problemi tecnici di Ila, non ho più il dito, si gela! E adesso che figura sta facendo? Adesso vi faccio vedere. Si capisce per il naso. Ok. Ah, ok. Vedi? Naso, poi gli occhi, quella è tutta la bocca, i capelli, il collo. Ossidiana, sì, questo è tutto. Capito? E quanto ci vuole a farne uno intero? Che tempo? No, ascolta, le strutture ce n'è da un'ora, dipende come ce n'è da 5 ore, ce n'è da un giorno, una settimana, ha ragione. Tutto dipende dalla grandezza e quello che devo fare.
per esempio, vedi, guarda qui, una foglia, un viso, un gufo e un altro viso. Giustamente non è solo uno, certo. Allora richiede, per dire, un'ora e mezzo. Sì, uno. sì, invece no, qua sono quattro, è composta, certo. Ci raddoppia. Questo è più facile invece. Che quello è più semplice. Sì. E siamo direttamente finiti nel letto di un cratere con un nuovo, tra l'altro, braccialettino che non vedete e con dei portafortuna, guardate. Cioè, comunque vi posso dire che il video e in generale le foto non rendono, e non sono chiaramente sulla sommità neanche dell'Etna, ma cioè, nel senso, Silicon Valley, ma i vostri saluti proprio, che spettacolo. Ah, bellissimo, grazie. Guarda là, guarda là. Alla salute. Ma il problema è, io come ve le spiego queste cose? Cioè, come riesco a spiegarvele? Mamma fa. Facciamo YouTube. Voi siete intenditori di calcio, chi vi ricorda questo? Dichiarazione fortissima. Penso che questo shooté sia il primo nella mia personale classifica. Attenzione, perché qua stiamo scomodando grandi isole, grandi ristoranti. Questo è qualcosa in più. Adesso potrebbe essere la più grande delusione della giornata, girare questa vongola e non trovarci dentro niente. E secondo me non c'è dentro niente. Wow. E senti, queste sono le gioie. Cioè, non so se ci rendiamo conto, ma queste per me sono proprio le gioie della vita. Dai. Buongiornissimo, oggi si parte in direzione Agrigento e poi Palermo. Ma la cosa che a me mancherà di più è la mattina uscire dal B&B, salvarsi una moto. Perfetto, buona giornata a tutti. Da Catania con furore, 2 ore dopo siamo alla Valle dei Templi e oggi vi posso dire che qua Agrigento ci è andata per la prima volta bene. Gratis, gratis, let's go. Perché gratis? Perché oggi è l'anniversario delle Forze Armate. Quanti anni? Non mi ricordo. Io più che non ricordarmi invece proprio non lo so. Seguimi per altri Ila Travel. Comunque ragazzi, a parte tutto, cioè è uno spettacolo della natura, cioè ma pensate come l'hanno fatto centinaia di anni fa. Cioè, boh, a me queste cose fanno rimanere completamente estasiata. Cioè, ci credo che i cinesi si fanno tutto il mondo per venire a vederli, ecco. Lui pensa che io rifarò il video con lui che fa il cretino dietro. Non avverrà questa cosa, cioè proprio no, no. Quindi mi stai... No. Ti sto? No, mi stai minacciando. No, fra poco ti butto giù di sotto, che è diverso da minacciare, capito? È direttamente il fare. Ok. Ma non, perché non hai un ombrellino, no? Ora sì. La domanda è perché i brasiliani no? I brasiliani bevono un'altra tipologia di mate, quelli che sono soprattutto vicino al confine con il Paraguay e l'Argentina. Loro bevono un po' di mate, ma hanno anche un'altra tipologia di mate. L'ha bevuto in qualche video, l'ho visto in qualche foto, Alisson, becca. Però io non vedo mai, tipo, vabbè, Marcelo, Neymar, cioè non li vedo mai.
Sudamericani, infatti, forse è sbagliato dire sudamericani, perché in realtà stai escludendo praticamente i brasiliani e non è giusto. Ma neanche i colombiani in realtà bevono il mate. Principalmente bevono il mate gli argentini, gli uruguayani e i paraguayani d'estate che bevono il tereré. Io sono team Colombia. Tu sei team Colombia, quindi tu fai uso di altre. Taglia! Serpente. Com'è? Aspetta. Biscio. Bom. Com'è? Bombiscia. Bombiscia, vabbè. Consiglio che do a chi si approccia al mondo. Sta di fieno. Vai. Ok, perfetto. Così, tac. Vai, dentro. E spingi. E fai un buco. Cerca di fare un buco. Ora sì. Vai. Volevo farlo prima questo video, ma l'ho già mangiata. La felicità. Buongiornissimo da Anaia, che stamattina ha ben deciso di farsi un'ora in macchina a Catania per andare a Palermo, non a Catania, per andare in aeroporto, perché adesso deve andare a un evento a Torino. E la cosa che fa più ridere di tutte è che io non sono mai stata all'aeroporto di Torino. Infatti adesso stavo guardando Verona, Linate, Bergamo e poi mi sono detto no, ma io devo andare a Torino. Let's go ski. Comunque esperienza di guida traumatica, ve lo dico, proprio traumatica. C'è poco da dire.